Bentornati a tutti sul canale ragazzi e ragazze. Oggi mi fate compagnia in questa tornata di pulizie che ho diviso in 2 giorni perché con la pancia che ho devo fare piano piano, quindi ho diviso le mie pulizie in 2 giorni diversi. E qua mi sto dedicando alla camera da letto. Ho intenzione anche di aspirare bene il materasso e la zanzariera. Questo è un attrezzo per aspirare i materassi che ho comprato alla Lidl tempo fa, della Silvercrest, e mi ci trovo abbastanza bene, devo dire. Questo è l'attrezzo proprio per i materassi, e ha un attacco universale che va bene per tutti gli aspirapolveri. Quest'altro attrezzo procedo con l'aspirazione della testiera del letto. Ed è la volta della zanzariera che si era riempita di polline, quindi non vi dico l'allergia. Soprattutto di mio marito, quindi ho detto puliamo, che è meglio. Lavandino riempio acqua e alcol. Questa soluzione la userò per pulire la zanzariera con questo panno. È un lavoro che purtroppo non faccio spesso, quindi il risultato poi vedrete nella pezzetta. Disgustoso. Questo è il risultato della pulizia della zanzariera. Okay.
dopo aver rifatto il letto, rispruzzo sempre questo deodorante per tessuti del Milfleur. Ho deciso di passare velocemente lo Swiffer anziché l'aspirapolvere, perché volevo passare bene bene anche sotto il letto e ho trovato infatti i topi praticamente di polvere. Questo è il mio pranzetto del giorno. Buono. Ecco la volta della lavatrice. Questa volta faccio i colorati e poi in seguito andrò a fare anche i bianchi. E uso i miei soliti detersivi preferiti del periodo, quindi l'Isoform come detersivo. Poi vado sempre ad aggiungerci l'anticalcare di una qualsiasi marca, in questo caso al Gigante. Di usare sempre poco prodotto, soprattutto anche perché mezzo carico di lavatrice non è un carico pieno. È il mio favoloso al cocco meraviglioso. Sempre nella vaschetta dell'ammorbidente vado ad aggiungere un mezzo tappo di Bioform, il disinfettante per il bucato. E via. Ciao, eccomi qua al secondo giorno, riempio la lavastoviglie con quello che era rimasto nel lavandino e poi in seguito farò la solita pulizia della cucina. Per pulire la pentola del Moulinex Cuisine Companion faccio sempre a mano perché non mi va di smontare tutto per mettere il lavastoviglie e così faccio prima a lavare a mano. Con un buon detersivo con cui mi sto trovando bene, che tutte conoscerete, ed è quindi il Nelson al limone, quello classico, veramente ottimo. Per lavare la cucina oggi mi affido allo sgrassatore con candeggina della Cif. È un amore di prodotto, mi ci sto trovando da Dio. Pulisce bene, sgrassa bene, deodora e lucida anche l'acciaio, devo dire. È veramente ottimo e si sciacqua anche molto in fretta. Per i fornelli vado sempre di Cif con candeggina.
i piani di lavoro invece vado con ACE sgrassatore igienizzante senza candeggina, che ormai ho destinato alla pulizia esclusiva del piano di lavoro e delle pareti, sempre della cucina, diciamo, paraschizzi. Adesso vedo di ritirare la roba stesa che ho tenuto in casa perché pioveva, quindi ho dovuto per forza tenere tutto in casa, e vedo di tirare la roba asciutta. Ce n'era una parte asciutta e una parte ancora un po' undiccia che ho lasciato ancora ad asciugare. Cerco di piegare bene tutto, così da evitare di stirare, che io odio stirare, ragazze. Vedete la polo, cerco di piegarla il meglio possibile per non doverla stirare. Voilà. Volta del bagno. Per pulire i vetri vado di Vetril, questo tradizionale con cui mi ci sto trovando da Dio. Pulisce benissimo, non lascia aloni. L'ho usato anche per pulire i vetri delle finestre e vi giuro, ragazze, che le goccioline di pioggia si vedono veramente pochissimo. Quindi è un'azione antipolvere, antipioggia e antialone, è buonissimo. Inizio dal pulire i sanitari, in questo caso per il WC vado con questo gel preso da acqua e sapone a base di candeggina, trasparente, non lascia macchie, e vado di Cif sgrassatore con candeggina per igienizzare appunto il water. Per il resto dei sanitari vado con Bref brillante, anticalcare, disinfettante. Anche con questo mi ci sto trovando veramente bene, ha una buona profumazione e pulisce in fretta tutte le superfici del bagno, lucidandole, e mi piace perché si sciacqua in fretta.
Ecco qua, dopo aver asciugato tutto, rimane bello, brillante. Vado a terminare la pulizia del WC, diciamo insaponando bene con lo scovolino del WC, appunto, il gel di acqua e sapone, il gel WC. Sciacquo bene e riposiziono tutti i ninnoli, tutti gli oggettini che avevo sul ripianino del bagno. Eccoci giunti al termine di questo video, grazie per avermi guardata fino a qui, e spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ragazzi, un bacio!